Ciao a tutti e bentornati nel canale. Allora, oggi giornata fantastica. Andremo con la 600 a provare la nuova Transalp 750. Dai! Eccoci ragazzi! Finalmente, con un'ora di ritardo per i vecchietti che la portano in giro per tutta Modena, partiamo. Allora, io sono 1,87 per un centinaio di chili. La moto è bassina, frizione morbidissima. Mamma mia, oh che bello, che bellezza. Allora, dato che siamo in piena Modena e lì c'è la tangenziale, cerchiamo di fare una qualche strada bassa per vedere come va. Oddio che morbidezza, fantastica. Sì, maneggevole, non sembra neanche avere il 21 davanti. Sospensioni Honda morbide. Oddio se scende un po', sfrenata la forcella, oddio me, vabbè, però dovrebbe essere regolabile nel precarico, perché c'è un controdado sopra alla chiusura del tappo, quindi probabilmente qualcosa si riesce ad indurire. Il freno è fantastico, la moto non so in che marcia sono, in terza, non pistona, allora la mia prova, ma ve ne parlerò dopo quando tornerò poi sulla mia. Non è tanto una prova da giornalista, perché io non lo sono, di prove con schede tecniche ce ne sono tantissime. Io semplicemente voglio vedere se questa moto mantiene, non mi venite addosso, mantiene le caratteristiche del Transalp, la tuttofare, la semplice tuttofare, una moto semplice con cui fare tutto. Allora, ergonomia, la posizione, mamma mia la forcella, oddio come fanno a dire che è buona sta forcella, la posizione classica Honda, quindi hai tutto a portata di mano, tutto comodissimo, e io che sono alto il serbatoio non mi dà fastidio, la protezione all'aria la vedremo dopo. Comandi sono abbastanza facili, solito invertito di Honda come su Africa Twin, che uno si sbaglia quando vuole spingere il clacson, ci sono le frecce e invece sono invertiti praticamente. La strumentazione mi piace tantissimo. Adesso io non sto a perdere tempo a vedere se si cambieranno, sicuramente da quella finta lancetta ci sarà il digitale, chissà. Qua no, standard drain, gravel, user, sport, non lo so, in 20 minuti, mezz'ora non ho tempo per provare tutto. Allora, andiamo di qua che c'è una bella strada chiusa e gli facciamo una bella apertina. Motore tira, eh? Questi 92 cavalli tirano bene. Però sospensioni mi dispiace, ma come su Africa Twin, in un uso sportivo secondo me non ci stanno dietro. Bello, 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 il motore mi piace un sacco. La moto un po' durina a scendere, eh? Leggermente dura a scendere. Però nel complesso mi piace. Mi ricorda tantissimo la plancia della mia 600. Quello che mi piace di questa moto, che tutti hanno detto l'estetica, oddio il ghiaino, l'estetica è brutta, era brutta anche nel 600, a me personalmente non piace neanche la 650, però mi piacciono queste cose a marcord, come le plastiche che si vanno a raccordare nello stesso modo che sul 600, la plastica del cruscotto che si raccorda con le fiancate, il disegno delle prese d'aria che riprende quello del 600,
Il fanale è vero, è un po' quello del family feeling della Honda, quindi del CB500 mi sembra. Però ragazzi, cioè Transam 600 usciva con il fanale quadrato della 127, ma di cosa stiamo parlando? Questa qua è una moto che secondo me uno deve guardare l'essenzialità della moto, non il design. Perché ne hanno vendute tante di 600? Per il semplice fatto che era una moto facile, alla portata di tutti, senza tanti fronzoli. Adesso siamo nel 2023 e per forza qualcosa ce lo devono mettere. Allora qui, tac, vediamo, si gira veramente in un fazzoletto. La moto ha un baricentro, è partito il traction control, non si sa come mai, vabbè. La moto ha un baricentro bellissimo. Mi piace veramente tanto. In piedi, allora, io sono con le scarpine da ginnastica, però restiamo con i piedi sulle punte. Allora, da questo lato ho il cavalletto che mi dà fastidio. Da questo lato ho lo scarico che con il tallone mi dà fastidio, però io ho un 45 di piedi. In mezzo alle gambe il serbatoio si stringe abbastanza bene, rimanendo un po' indietro, quindi in una guida in off in discesa si riesce a prendere bene la sella. Mi piace veramente tanto come triangolazione. Non è per niente male, anzi, io che sono molto alto probabilmente non avrei neanche bisogno di riser. Mi alzo, tac. Il manubrio ce l'ho alla giusta posizione, mentre nella mia 600, che ho dovuto alzare di 4 cm il manubrio più alto, rimango ancora un po' corto, nel senso che ha le pedane molto alte, la vecchia, o come tutte, perché il telaio è lo stesso fino alla 700. Questa invece ha già una buona triangolazione, come l'Africa 1000. Mi piace molto. La sella è veramente comoda. Molto, 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 molto. Potrei prendere quella strada lì e andiamo a fare un po' di off. Sì. Oddio che caldo. Allora, non sto a mettere gravel, non mi interessa. Vediamo in una strada semplice. Sospensioni come si comportano. Prima molto corta. In seconda si viaggia molto bene. Dopo prendo anche la pozzanghera e la porto sporca. Moto molto, mi piace molto. Per anche un uso adventure. È vero che questa è una strada semplicissima. Però per come si dovrebbe intendere l'adventure, cioè non portare queste maxi al limite, ma fare delle strade come questa, qualcosa in più, probabilmente ghiaiata, questa moto è già più che sufficiente. Poi se uno volesse fare il passaggio successivo, c'è la Teneré, che secondo me è più votata all'off, ma come carenatura, perché alla fine come geometrie di guida, vediamo una curva, tac, sì, ginocchio sul serbatoio, è un po' duro, però con la ginocchiera si sente meno, però si curva veramente in un fazzoletto. Il cambio è morbidissimo. Dicevo, per un uso leggermente più off ci potrebbe essere la Teneré, che però le geometrie sono le stesse, anche l'inclinazione del canotto di sterzo è la stessa, cambia probabilmente un po' di luce a terra, un paio di centimetri. Qua abbiamo raggiunto questa casa, qua anche al minimo, io adesso sto andando pianissimo, sono in prima, proviamo a mettere la seconda e vado via. Guardate, sono ai 20 all'ora, il motore non pistona, fantastico, fantastico. Tengo due dita sulla frizione, peso un po' indietro, un po' di fanghino, peso due dita sulla frizione e si va da Dio, passeggio. Immaginatevi invece che questo brutto posto, immaginatevi una bella montagna come quella là, come il Cimone,
però invece che essere qua, essere là. Bellissimo, molto bello. Chissà qua dove sono, torniamo indietro. Allora, vediamo di fare... Questo è il quick shifter? No. Una bella tiratina, vediamo. Però il motore non la manda tanto a dire, eh? Il motore spinge bene, bisognerebbe vedere nell'uso in coppia. Nell'Africa Twin 1000, una cosa che non mi era piaciuta e un motivo per cui l'ho venduta è stato appunto il motore. Motore da solo andava più che bene, in coppia aveva una rapportatura tale e una gestione probabilmente del motore che nei tornanti in montagna, soprattutto in due, poi io che viaggio molto con le valigie, quindi a pieno carico, i tornanti non sapevi mai se farli in prima alta o in seconda che pistonava. Quindi per tenerli in seconda dovevi farlo molto forte, invece per lo dovevi far piano e lo facevi o in prima molto alto e poi appena uscivi dovevi cambiare, ed era una cosa che a me infastidiva molto. Parliamo di nulla, però è una cosa che a lungo andare a me aveva infastidito. Qua siamo in terza, fantastica. Torniamo a prendere questo bellissimo stradellino. Hoppala. Sì, le sospensioni sono molto morbide, che in un uso cittadino sono veramente comode. Secondo me ne soffrono un po' nell'uso non sportivo, perché non è il suo, però nell'uso dell'uscita domenicale con gli amici, no? Quando si vuole andare via un po' alle grotti. Ecco, secondo me qua sia la forcella che il mono sono abbastanza sfrenati. Quindi sicuramente io personalmente ci metterei mano, ma io metterei mano probabilmente a tutte le sospensioni delle moto di questa categoria, tranne la 890 Adventure R, ma lì però andiamo già su una cifra di 17.000 euro, anche se come cavalleria, come cilindrata siamo più o meno ai livelli di questa, è tutta un'altra moto. Allora, le pedane, adesso ci do un occhio, tac, curvetta, guardate come gira, è bellissima. Io non sono buono a fare le derapate, poi sinceramente la moto non è mia e non mi metto a farle. Allora, le pedane sono le classiche dell'Africa Twin, quindi viene via il gommino e sotto abbiamo la dentatura. Non sono male, già da originali non sono male. Adesso io sono vestito da classico utilizzatore del Transalp, quindi... in realtà mi manca lo smanicato preso con i punti del benzinaio, ma scarpa da ginnastica. In realtà i due signori che l'hanno provata prima avevano addirittura il bel moccassino da bocciofila, però con la scarpa da ginnastica stare in piedi, giustamente la pedana fa male, ma con uno stivale secondo me deve essere molto comoda. Vediamo qua se facciamo il saltino. Hoppala. Sì, sono molto morbide le sospensioni, però nel complesso, per quello che costa questa moto, che non sono bruscolini, ma è un entry level nel settore adventure, a me piace veramente tanto. È una moto, non pensavo, quando è uscita anche io mi ero soffermato solo sull'estetica, mi sarei aspettato di più da Honda. Però alla fine mi sento a casa, non so come dirlo, però è una moto con cui, se Honda mi dicesse domani noi ti diamo questa moto, ci partiresti per il giro del mondo? Sì, sicuramente, perché è una moto che non ti mette mai in difficoltà, è facile in tutto. Poi è vero, uno... adesso vanno di moda gli eventi adventure, e
e stiamo portando queste moto a fargli fare cose sempre più estreme. Però 20 di escursione, 19-20 di escursione, ma secondo me vanno più che bene per fare tutto. Se volete fare di più, ogni moto di questo settore va modificata. Quindi, se sono riuscito a fare la HAT io con la mia 600 del 1992, penso che riuscirei a farla egregiamente anche con questa, cambiandoci solo le gomme. Guardate che bello. Frenata. Sì, si accuccia molto, è partita anche le quattro frecce. Diciamo che i controlli sono un po' invasivi, cioè non invasivi, perché il traction non mi è ancora entrato. Dove cavolo sono le frecce? Ecco, il traction non mi è ancora entrato, però no, in realtà sì, a fare manovra. Bella, bella, che bel motore. Scalatina col quick shifter, secondo me deve essere fantastica. Oppala. Sì. Quindi adesso abbiamo un attimo di tempo, vediamo un po' che cosa succede se io comincio a pigiare un po' di pulsanti. Allora, function non fa nulla. Mode, se lo tengo premuto, non succede niente. Questo mi cambia sotto data, consumo, carburante, intermedio, A, B, C, D, E, F. In su, niente. In giù, niente. Ma se io mi fermo, perché io non ci credo che questa moto, se io tocco i pulsanti, non succede nulla. Allora, adesso siamo in sport, va benissimo. In su, non mi fa nulla. Ok, ABS on road. Traction è al minimo, perfetto. Mode standard, rain, gravel, user, sport, lasciamo in sport. Function, ma sarà bloccata forse perché è una delle moto demo? Non lo so, oppure sono io che non la so usare, eh? Angolo manopola, no vabbè, ciao, c'è anche l'angolo manopola. E niente, qua mi cambia solo le mappe, però avevo visto che c'era anche il digitale, probabilmente mi sbaglio io, non lo so. Reset, due su, due giù, niente, destra, sinistra, non mi fa nulla. Andrà bene così, fa lo stesso. Questo motore è fenomenale, fenomenale. È una bellezza. Come tutti i motori con le emissioni perdono un po', guarda, terza, esco i 25 all'ora, perdono un po' di freno motore. I motori con tutte le emissioni non hanno più il freno motore come la mia 600, che quando chiudi proprio potresti anche non usare il freno. Ma è dolcissimo, dolcissimo. Parliamo un attimo di dotazioni. Allora, questa è nuda e cruda, non ha barre, non ha paramotore, non ha paramani. Cupolino è giusto, diciamo che è l'altezza giusta, probabilmente io che sono un 87 potrei metterlo anche leggermente più alto. Manopole riscaldate, no, non ce le ha, questa è proprio base. Ecco, unica cosa, Honda, una cavolo di presa 12 volt, ce la vogliamo mettere? Eh? Dai. Poi, allora, questo supporto mi ricorda molto quello dell'Africa Twin.
E già sull'Africa Twin, quando, che però aveva il suo traversino, quando ci si metteva il navigatore qua, in uso gravoso molti si rompevano, soprattutto le prime serie, e quindi avevano fatto un rinforzo. Qui rinforzo non si può fare, però diciamo che da qui artigianalmente si può mettere un traversino. Però nel 2023, Honda, per favore, mettilo come optional, mettilo tra gli optional. Cioè, io non posso pensare in una moto del 2023. Io lo faccio, io non ho dei problemi, perché a me piace montare tutte queste cose fatte un po' da me artigianalmente, ma in una moto del 92, perché non esistevano, ma in una moto del 2023, santo cielo, mettimelo un traversino. O anche come optional, sicuramente lo farà marche come la Givi o come altre marche lo faranno, però dai, su, un po' di fantasia. Manubrio è molto bello. Manubrio secondo me è quello dell'Africa Twin nero, io ce l'avevo oro, ma è uguale. I riser sono esattamente identici, secondo me sono quelli della mia vecchia Adventure Sport, sono esattamente gli stessi. Allora adesso vorrei andare in un punto dove poter fare velocità autostradali. Mettiamo la freccia. Dov'è? Ecco, vedi, ho sbagliato, ho messo funzione, freccia. Teoricamente si dovrebbe togliere da sola, vediamo un po'. Sì, esatto. Allora, adesso vediamo un po' che io, che sono molto alto, i flussi d'aria a velocità più o meno autostradale. Allora, intanto a 130 circa siamo a 4800 giri. Io un po' di frusci li sento. Da, diciamo, parte alta del casco, probabilmente con il cupolino alto vado a migliorare. Basta, adesso chiudiamo. Nel complesso molto 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 meglio che Africa Twin 1100 l'ho usata troppo poco, non riesco a darvi un riferimento. Torniamo al limite. Io, ragazzi, mi trovo veramente molto comodo. Probabilmente fosse mia, alzerei un paio di centimetri la moto, però così, senza stivali, quindi con una scarpa da ginnastica che può essere quelle da moto, l'ergonomia è giusta, l'ergonomia è proprio giusta, sono proprio comodo. Ho tutto, la triangolazione è come la vorrei. Manubrio molto alto, sicuramente in un viaggio autostradale farà informicolare le braccia e le mani. Almeno a me capita spesso così. Ho appena preso un avvallamento, qua ce n'è un altro, voglio prendere un po' più forte per sentire il mono. Il mono, sì, le sospensioni sono molto morbide. Molto morbide. Quindi questo vuol dire comodità di guida a discapito però di un uso un po' sportivo. Cioè, appena vado a pinzare anche poco la moto, guardate, la moto scende veramente tanto. Io non so se dalla telecamera si riesce a capire, ma appena tocco sono abbastanza sfrenate, le vorrei un pelo più sostenute. Ecco, una cosa importante che vi vorrei dire è che dalla mia statura di quasi 1,90 lo spazio in sella c'è.
Cioè io addirittura adesso sono a metà sella e sto molto comodo, quindi c'è anche tutto lo spazio, lascio tutto lo spazio libero al passeggero. Addirittura se sono da solo, arrivare alla curva, vedi, ma onda, perché sta cosa? Arrivare alla curva della salita della sella del passeggero ne ho ancora, quindi mi potrei fare ancora indietro e ne ho molto di spazio. Le pedane le hanno migliorate dall'Africa Twin. L'Africa Twin erano un po' più avanti, qua sono leggermente più indietro, non a livelli di KTM, però sono leggermente più indietro, sono molto comode. Su Africa Twin 1000 sembrava di essere seduti un po' in salotto, sulla poltrona, no? Quindi il ginocchio molto a 90 gradi, molto avanti. Quando ci si metteva in piedi si era proprio sul serbatoio, invece qui la posizione mi piace molto. Non è esagerata né da una parte né da quell'altra, ma soprattutto se io volessi fare una pieghetta, no? Non è così avanti e riesco a spingere sulle pedane in curva. Siamo arrivati, ormai la devo abbandonare, peccato. Quando costerà 1000 euro lo comprerò. Eccoci. Maneggevolissimo. Eccomi qua. Tante, proviamo a spostarla da ferma. Cosa che con Africa ho sempre fatto fatica. Con questa non riscontro nessuna fatica. La moto si sposta molto bene, molto leggera negli spostamenti da fermo. E anche come peso, vabbè, io sono grosso, però come peso è molto gestibile. Guardiamo a fianco le due, 30 anni di differenza. Complimenti Honda, molto bella. Ragazzi, purtroppo ho già dovuto riconsegnare il Transalp. Faccio una piccola conclusione. Sono tornato sul 600, mi sembra di essere tornato alla preistoria. Non si può dire e fare dei paragoni su una moto di 30 anni con una moderna. Posso solo dire una cosa, secondo me Honda non ha voluto copiare nessuno, non ha voluto fare un Tenere 700, non ha voluto fare un Aprilia Touareg, ha voluto fare semplicemente un Transalp e secondo me c'è riuscito.